degli storici bagni di Viareggio, il Miramare, anche se a me mi garba più tanto il Miralemeri. Chissà perché, chissà quest'anno chi arriverà. Andiamo a vedere. Quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare assieme a te. Leva sulla bacia. Oh, sul mare col pattino. Che ci ha trovato, ma che Dio casa, questa è una villa altro che... Signora Picchiani, a Viareggio l'agenzia Vacanze Sole Mare è molto rinomata. Noi, quando si cercano le case per l'estate, si vuole trovare sempre il meglio per il cliente. E lei, signora Ines, cosa ne pensa? Ah, la guardi, Sor Galassi. Quando la mia sorella Sidonia mi disse di aver incaricato la sua agenzia di trovarci una casetta, non avrei mai creduto. Più Dio sì, non ci poteva contentare. Mirellina, quando ti sei portato quest'anno e sei contenta? Se so contenta, zia, mi fa di sognare. Ma quando si va su al mare, mamma? Quando ci si va e voglio rinnovare il costume dei pezzi? Sì, ora sta buona. Quando si è finito di scaricare le valigie e ti si porta anche a vedere noi. E poi vedrai, alla fine del mese, e ti sarà bella e venuta a noi. Ma a proposito di valigie, ma Orfeo non si è messo? Orfeo! Orfeo! Quando sarà andato te quel ceppicone? Orfeo! Ci voleva tanto a scaricare, E Sor Galassi una mia disposizione nostra tutto il giorno, Dico bene, Sor Galassi? Ho lasciato da solo il quartiere, il mio socio, e lo devo raggiungere per dargli una mano, perché oggi è il primo d'agosto e l'agenzia si deve correre, sa? Gente che arriva, gente che parte. Senti la bellina, e le sono fermato con l'automobile e le sono scese le padroni e subito e l'hanno preso possesso e il bischero a far facchino, e ci sono ancora due cassette di pomodori e due di patate da scaricare, che vi siete belle scordati come si fa? Ma poi ci sono borse, borsine, saccocci, o che avete svuotato tutti gli armadi, Ma non c'era bisogno di portare tutti questi rifornimenti. Ma noi si mangia, sa, e si consuma, mica discorsi. Ma poi vedesse il mio marito, certe bigutte di pasta asciutta a pomarola, certe sbraciolate di carne. Lo vedo, ma qui a Viareggio non mancano certi negozi. Sor Galassi, ma che vuole? Avendoci a Firenze una bottega ben avviata ad Ortolano, tre sporti a un passo da Santa Croce, questa roba si è portata da casa. Non le dispiace mica, vero? A me, per carità, fate. Oh, proprio io, col boom economico, più soldi fanno e più grezzi sono. Come la diceva Sor Galassi?
No, dicevo, ma visto che panorama, le palme, la passeggiata e laggiù dove si intravede il mare, il principe di Piemonte. Siamo tra principi, Sidonia, non ci pensi, Mirellino? Ma poi ha visto il piano di sopra, 4 camere da letto e 2 hanno il terrazzino che dà proprio sulla passeggiata. Il terrazzino sulla passeggiata! Ma ci pensi, Sidonia? Così la sera quando non c'ha voglia di sortire ci si mette sul terrazzino e si braca tutta la gente e passa! Sì, è meglio. Io ci sto più annoiarmi con te, il babbo, la mamma e voglio andare nei posti, conosce gente. Ma come l'è vivace te, la mia nipote, l'è furba sa la creda. Io non so come abbia fatto il mio gnato a fare una figliola così. L'è più sveglia lei quando la dorme che il mio gnato Orfeo quando è sveglio. Lei... Facciamoci riconoscere anche qui, mi raccomando. Allora, via, la casa ce l'ha fatta vedere, il giardino pure, ci ha detto come sapere l'acqua calda. Ora le chiamo il mio marito e gli si fa un bel assegno. Basta un acconto, signora Sidonia? No, noi si paga per intero, perché tanto ci si sta tutto il mese di sicuro. E pentire non ci se ne pento, non è vero, Ines? La senta, noi è la prima volta che si viene in vacanza. Io l'ultima volta ho visto il mare, è stato un colonia alle suore. Sicché la si figuri, tutto il mese d'agosto vi è per noi. Ah, è un vero piacere avere a che fare con clienti come voi che non lesino la vita. Perché? C'è qualcheduno che vi fa confondere per riscote? Non me ne parli, pensi, più sono nobili e altolocati e più ci fanno allungare il collo. Ma di non sa preoccupare, sa, A Firenze la nostra botteguccia d'Ortolano, insomma tanto botteguccia no, e ci sta trasporta un passo da Santa Croce, insomma la nostra bottega e ci dà qualche soddisfazione. Noi si rifornisce di frutta e verdura quasi tutti i ristoranti del centro, E questo ci ha dato modo di levarsi qualche bugliolino. L'automobile, la televisione, il fono per asciugarsi a pezzi e la casa a Viareggio, alla faccia di chi ci vuole male, sai? Ma che si diceva, Sor Galassi? L'assegno! Ah, giusto, l'assegno! Orfeo! Orfeo! Ondo sarà infilato te ora! Orfeo! Orfeo! Questo è più che da mercato in Santa Croce, sono dal mercato centrale! Ma che voci, Sidonia! E sono andato a pigliare queste assette, no? Non si mettano, Qui no, Qui no, stia ben attento, in questo villino vi si sono avvicendate il fiorfiore delle famiglie bene fiorentine e l'anno scorso l'abbiamo dato anche ai dei nobili. Quelli non pagano, via! E noi invece no, qua chi rompe paga! Per l'amor dei sette santi, possa essere a sete, Andiamo Ines, aiutano te, E cerchiamo di un fa figure, e occhio, perché ha sentito e ci sono stati nobili qui, Mi importa assai, ora ci siamo noi! Andiamo Giosa, forza, t'aiuto io! Te Orfeo regola conti col Sor Galassi, e te Mirellina vieni di sopra con noi! Lasciamolo andare sto poromo perché ci ha da tornare in agenzia, Sì, mamma, io volevo rinnovare i 2 pezzi con il gipetto a balconcino. Andiamo. Brutta com'è dal balconcino, si dovrebbe buttare lei. Ma che bersagliere, Come se lo immagina lei come poi io con queste 3? Chi ne dice una, chi ne dice un'altra? E più delle volte a me e mi tocca sta zitto, Mi ci vuole una pazienza da macireta, una pazienza a rogarsi. Via, signor Picchiani, se si dice di regolare questo conto, procediamo, perché oggi, essendo il primo d'agosto, arriveranno altri clienti che il mio socio deve sistemare. All'agenzia ho lasciato lui, ma mi fido poco perché è un tipo un po' svagato
e non vorrei che mi combinasse dei pasticci. Andiamo. Allora via, tutto il mese d'agosto aveva detto la casa, il giardino e il posto per la Giulia, via. Ma posto come vede ce n'è quanto ne desidera, anche per la signorina Giulia. La signorina Giulia? Ma che ha capito? Io intendevo dire del mezzo che ci ha portato qui a Viareggio. Comunque la può chiamare anche la signorina Giulia, perché per me le è cara come una figliola. Si figuri che sto sempre a pulirla, a lustrarla, a fargli mille gesti. Lei mi deve scusare, signor Picchiari, ma io quando l'ho vista oltrepassare il cancello del villino con quel portapacchi tutto pieno di valigie, con quelle cassette sopra legate, non avevo riconosciuto che sotto a tutta quella roba c'era una Giulia. Un fior di macchina, Sor Galassi! Una Giulia dell'Alfa Romeo 1100 mia Trappoli! Una grande automobile, una meraviglia! Sa, con quella botteguccia che ci sa, oddio, se proprio la si può chiamare botteguccia, tre sporti, A un passo da Santa Croce, sì, ho capito. Sì, si è fatto un po' di quattrini. E allora, le mie donne, un manno mi ha dato... Ci vuole un'automobile, ci vuole un'automobile, che poi a Firenze non si usa mica tanto l'automobile, giusto per andare a Fiesole a fare una giratina o a prendere un po' di fresco a Montesenario, ma trappole, trappole. Via, signor Picchiari, se si dice di regolare procediamo. Ma diamine, diamine! Allora via! Come si era detto, tutto il mese d'agosto, il villino, il giardino e la signorina Giulia. Ma com'è simpatico Sor Galassi. Però senta, un mi potrebbe mia buttare giù qualche cosa? Sì, intendevo dire farmi un po' di sconto. Il villino l'è bello, ma l'è caro, Ma lei vuole scherzare? In questo villino ci si sono avvicendate baroni, marchesi. Questa è proprio l'anima di Pontecaglio che prende il sopravvento. Diamine, Sor Galassi! Ma che dar retta a lui! Lei meglio di così non ci poteva accomodare. Che gliel'ha dato l'assegno? Glielo do. Oh, ha visto? Era bello firmato, E da ieri sera, Oh, te che fai, Ines? Senti, A me mi dolle lo stomaco dalla fame. Qui c'è il pane e l'affettato. Io mi fermo un bello tutti. Appunto, io non mi trattengo oltre a incomodarvi. Ci si rivede alla fine del mese per le chiavi. Te lo gradisce un panino alla finocchiola, Sor Galassi? No, grazie, alle 8 di mattina, mai. Bene, vi auguro un buon soggiorno a Viareggio. Speriamo bene. Però... Che bell'uomo il Sor Galassi, anche lui, Senti, bell'uomo, che mi dà mano a portare su questa valigia, Oh, a questa vista ogni si trova qualcheduno, la ci fa ammattire. Avete visto mi veste bene? No, ma dite la verità, pare o no un magnete di petrolio? Sì, lei è un magnete, ma te o gli rimani attaccata, vai! Basta stai, se volessi ci avrei il codazzo dietro! Vedi, sì, la processione, ma mi aiuti o no a portare su questa valigia, Ora non posso, ho da mangiare queste due fette di pane o questa finocchiona. Ho una debolezza addosso, non ce la farei nemmeno a spostare più paduccia. Sì, ora tra poco te lo dicevo, guarda! Oh, Nina, mi aiuti te a portare su questa valigia per piacere, Quando sei qui con me. Sì, questa stanza non c'ha più pareti, ma bischeri, bischeri infiniti. Ora, guarda che fo, Vol di sopra e mi butto a 10 anni il primo letto che trovo. Perché senti, Franza si presta, carica, scarica. Guida la Giulia e sopporta voi, io non ce la fo più, Bisogna mi riposi il cervello.
E poi cercate di parlare in silenzio, perché se no e mi svegliati. Accidenta le donne, in golla, in golla. Fa quel che ti pare, basta tu le porti di sopra. Oh. E te, Ines, lascia sta questo rimbolto sulla tavola e si mangia dopo. Ora esce da andare a fissare l'ombrellone al bagno. Ora? Ma ti ha perso il capo, Vedinini? E sono l'atto di mattina passata appena. E poi ho fatto l'azione stamani, erano le 5. Anche quando so bottega, a me un rincazzino mi ci vuole. Quando il pane o la bologna, quando il pane o la frittata. Vieni via, Piercola, osti. Ma qui siamo mia bottega, e siamo a Viareggio. A presente? Viareggio, Va bene che questa è la nostra primavera vacanza. E forse ci sa un pochino d'abituarsi. Ma mangia pane fino a chiona, dove sono stati conti, principi e marchesi, via. Oh, bellina, senti, io ho fame. Oh, mi raccomando, fatemi sfigurare. Di già a Firenze mi pigliano poco in giro per colpa vostra. Di certo, la gente invidiosa e maligna. Oh, lo sai, nel mondo c'è le gelosie, Nini? Sì, ovvia, Nina, vorrei dire, ci si sforzerà, giù. Insomma, tornando a dire, oggi è il primo d'agosto, E tutti che si precipitano in spiaggia a fissare l'ombrellone, Che vuoi che ce lo diano fra gli ultimi, così che lì davanti ci faranno tutto il sole e non si ritorna a Firenze bianco come le vecce? Non mi si vuole ritornare a Firenze nere come la Lola Falana, vero mamma? Sì, sì, non sì. È un capello, mancrine di cavallo caduto dal paltò. Ma come è vivace, come si muove bene, la minicose. Alla fine lei si ritrova a far carriera alla televisione, come Chocelle, e te lo dico io me ne intendo. Sì, ma a proposito, ma non c'è qui la televisione, mamma? Ma a me mi pare, il suo Galassi una rammentata, e a me mi pare di una bella vista. Ma che ci interessa a noi di guardare la televisione? Non bisogna pensare altro, anda a pigliare il sole, a fare il bagno, a diventare nero come la Lola Falana. Sì, e a fare una vacanza riposante e rilassante come un cinema fatte prima, Perché non siamo mica nate altre per scaricare le cassette di patate noi, E quando si ritorna a Firenze gli sa fa tanta rabbia a quelle ose brutte del condominio. Sì, sì, e alla macellara di fronte, a bottega nostra, ha sempre una boria, levato il grembiule e le pardesse Jacqueline Onassis, Ma insomma, andiamo, facciamoci dare l'ombrellone nel punto medio, andiamo. Magari dove si può conoscere anche qualche bello giovanotto, E magari anche qualche giovanottello più attempato per la tuzia Ines. Andiamo, sei pronta piuttosto. Lei che prima che abbia accordato tutti i soni. E sono pronta, sì. Però un c'è Cristi, quando si ritorna un panino la finocchiona e me lo fa. Sì, andiamo. Sulla spiaggia, no, l'avranno visto come andò, con te sulla spiaggia non ci sto. Col quartieri mi disse d'aver trovato un villino con fiocchi e controfiocchi. La guardi, Un altro anno, se avete intenzione di portarci anche me al mare, io ve lo dico subito, col treno ci vengo, C'è 2 chilometri dalla stazione fino a qui. E a strascicare questa valigia mi sei risvegliato anche il nervo sciatico. C'ho certi dolori! Stai zittina, Dorina, che con tutto questo chiacchierare tu mi fai infiammare le meningi, Che da quando si è dovuto vendere l'automobile e licenziare l'autista, i nostri rari spostamenti si sono fatti tutti in treno. Non è mai morto nessuno. Ah, lei un mo' vai! Fa stranare a me!
Comunque me lo lasci lì, l'automobile era parecchio ma parecchio più comoda. Si caricava la roba lì sopra e via. Poi si scaricava qui sotto e bello è fatto. Ha visto? Ha visto come hanno fatto quelli che hanno parcheggiato con quella Giulia qui davanti? Ma mia, un lavoro come si è fatto noi, eh? E carica le valigie sopra il treno, e riscaricale alla stazione, e trascicale fino a qua giù, poi su per le scale. Oh, male, le rene che dove sto ritta? Oioi, che mantellino. Te, Dorina, si vede proprio che vieni dal popolo, dal voglio. Ma ringrazia Dio che per tu dolori ti sei portata al mare a fare le sabbiature. La domestica della Marchesa Ricci è rimasta a Firenze a fare le pere polverose. Però, Altea, permettimi di dirti che la ragione è la Dorina. E sono già un paio d'anni che, pur non potendocelo permettere, te ti ostini a voler fare l'agosto, a passare l'agosto a Viareggio, eh? Come se non si fosse avuto quel tracollo finanziario che purtroppo... Stai zitto, Prospero. La Marchesa Pandolfini non parla dei suoi affari davanti alla servitù. Vai, Dorina, porta su le valigie, su. E falla finita, di brontolare davanti al Marchese. Che già quest'anno non ci voleva nemmeno venire, mi è toccato farmi venire più infiammazioni alle meningi per intenerirlo, Falla finita, perché ha licenza anche te, non ci metto lui. Sai, tanto la mancanza dello stipendio, la sentirei di certo. Sono 3 mesi che non vedo una lira. Sì, e se in vostra assenza per altri 3 mesi, falla finita. E vedi di far come ti ho detto. Già d'avanzo mi si stanno infiammando di nuovo le meningi, vai. Porta sulla valigia, e i quadri dei nostri antenati, lo sai che io non me ne posso mai separare. Altea, ma insomma, è l'ora di farla finita, ostentare ancora una ricchezza che non abbiamo più. Abbiamo la casa di Firenze mezza ipotecata, E si continua a vestirci nelle migliori sartorie. Non si sa di che campare e si tiene ancora la domestica. Si mangia pane e cipolla, ma si deve passare le vacanze a Viareggio. Eccoci. Quasi mi c'è l'età. Per vacanze si preannuncia, sì? No, Umbertino, noi non si letica. Ci sa solo delle lievi divergenze d'opinioni. D'altronde, se il tuo babbo non capisce che apparire in un certo modo ci consente di rimanere nel giro delle persone che contano. Se non lo capisce, io non so che farci, Ma te lo capisci, vero tesoro mio? Ma vieni a vedere che bel panorama. Ma guarda, da qui si vede anche la villa dei Conti Ricciardi e laggiù quella degli Aldobrandini. Ah, non guardatela, non lo considera nemmeno. Pur di fare le vacanze a Viareggio e mi ha costretto a impegnare anche gli ultimi gioielli di famiglia. Ora voglio vedere di che si campa. Oh, che uomo noioso tu sei! Ma che colpa mia se te sei Prospero di nome e non di portafoglio? Ma se sapevo che fine avrei fatto con te, avrei preferito sposare un bottegaio, guarda. Mamma, guarda. Da qui si vede anche la casa degli Alinari. Accidenti, parco c'hanno tutti intorno. E che bella macchina c'hanno parcheggiata davanti. Ah, e chiederei per una bella vettura. Umbertino. Caro, da tempo al tempo, fidati della tua mammina. Ma secondo te, perché io voglio venire a fare le vacanze al mare? Quando non ci si possano più permettere. Secondo te, perché? Ma tu discendi da una famiglia altolocata, ma tu sei un bellissimo giovane. Ma se non ti si fa frequentare l'alta società, dico l'alta società, ma come fai a conoscere delle belle e danarose ragazze da impalmare per poterti sistemare così per tutta la vita, Ma te, non lo senti in questi posti? C'è il profumo della bella vita, c'è il profumo dei soldi. Ma io, a dire la verità, sento il profumo di finocchiola. Oh mamma, oh, ma qui c'è la vera finocchiola. Voi mi avete fatto alzare all'alba per prendere il treno e io non ho messo in bocca nulla. Che strano. Ma che strano? Ma chi può avercela messa? Ma
qualcuno dell'agenzia, è chiaro, no? Che te, Prospero, hai perso i soldi e anche il senso dell'ospitalità. Certo, però, che strana accoglienza. Allora, pane e finocchiona, allora di colazione. Ma potevano far trovare brioche e cornetti. Ma che ti sgomenti! È proprio buona finocchiona, sai? Oh, dammi un pezzo anche a me, vai. Senti, Altea, puoi darne cortesemente un pezzetto anche a me? Perché ieri sera abbiamo cenato leggero e stamani ho un certo appetito. Tieni, ma non la finire tutta, eh? Buona, gustosa. Chissà se la Dorina ne vorrà un po' anche lei. Ma a proposito, ma che si è messa a fare di sopra? Ma non se ne rammenta, no, che deve portar su anche quest'altra valigia? Ma cosa? Oddio, è Dorina, ma che c'è? Oddio! Oddio! Aiuto! Aiuto! Dorina, ma cosa c'è? Parla! C'è un uomo! Un uomo in camera! Sì, un uomo in camera! Te, Dorina, ti ha dato noia, il caldo e il viaggio! Ma sì. Perché, Dorina, parla! Che sì! Succede? Io ho paura, avuto! Allora, sono andati sopra in una camera, ho messo la valigia sopra il letto e dopo averla un po' svuotata mi sono messa qui con le altre stanze e in una che c'era? Che c'era? C'era un uomo disteso sul letto, tutto peloso, lo vedesse come un sano. Pareva un trattore. Mamma mia, mi ha fatto una paura. Sicché mi sono messo là, ma se mi è sornato anche lui, eh? Ma lei è? Ma attenti voi, eh? Attenti perché sono armato, eh? Questa è buona. Questa è veramente buona. Sì, e l'è buona. Ma la lasci fa con questa finocchiona giovane, eh? La mi faccia al piacere. Ma insomma, ma lei si può sapere chi è? E che cosa ci fa in casa nostra? Ora chiamo subito i carabinieri, eh? In casa vostra? Ma la vorrà dire in casa mia, signora? Guardi che noi ci siamo insediati in questo villino per fare le nostre vacanze proprio sì, stamani. Ma anche io mi sono asseggiolato oggi in questo villino per fare le mie vacanze. Sta a vedere, no, troppo buona questa. Sì, no, e l'è buona, giovane, ma glielo bello detto, la lasci sta perché è roba mia, capito? Oh, madonnina, che paura ho avuto. La dire a me, quando ho visto questa ossa brutta davanti al viso. Il sangue mi ha fatto un rivoltone, mi ha fatto. Perché bellino lei. Guarda come dondolo, guarda come dondolo, con il twist. Con le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo, ballo e twist. Oh, tutta questa gente! Oh, mio marito mutante! Oh, queste due! Ma che trappia! Non ho il piacere di conoscervi, signore. Io sono Altea. Sì, io so Bassea, fammi passare. Altea, chi sono questi sciupacchiati? E che ci fanno nel nostro mondo? C'è da saperlo. Sciupacchiati? Ma io sono Altea Pandolfini e possiedo un albero genealogico da fare invidia. Lei? No, noi non ci sa l'albero genealogico. Però ci sa una bottega, tre sporti a un passo da Santa Croce e lei? Intendevo dire che noi discendiamo da una famiglia altolocata. Ma non si verrà da una famiglia altolocata, ma nemmeno bassolocata. Ma che fritto! Ma signore, qui ci deve essere un errore. Sì, mi pare anche a me. Io mi chiamo Mirella, ma tutti mi chiamano Mirellina. Madonna, che brutta vista. E mi fa rimanere la finocchina sullo stomaco. Neanche cieca. E invece no, a chi l'occhio vuole, ma la sua parte. Ma insomma, signori, ma cosa succede? La mia domestica è salita di sopra e ha trovato questo scimmione peloso disteso sul nostro letto! Scimmione peloso al mio marito! Vieni via, Sidonia, o che fai? L'offesa o glielo dici sempre anche te? Ma io glielo posso dire perché è mio marito, ma lei no!
Ma che vuole sta cosa, Tinterriti? C'è da saperlo. Ma che vuole lei, Marrocciana? Marrocciana, ma questa è casa nostra, eh? No, questa è casa nostra. Ma queste sono le nostre vacanze. Eh no, bello, queste sono le nostre di vacanze. Ah, per favore, andate da un'altra parte, eh. Via, non fateci perdere tempo. Sì, ma andateci voi, furbini. Noi siamo arrivati prima. Noi siamo arrivati per primi. Oh, la senta, eh? Tutte le mattine salza un furbo e un bischero. Se si incontrano, l'affare gli è fatto. Siccome io bischero un so, sicché... Fa vedere che hanno fatto confusione all'agenzia. Sì, se hanno fatto confusione all'agenzia, giovane, allora io voglio l'agenzia a mettere confusione io. Guarda, non mi cambio nemmeno, e ci vuole questa maniera. Andiamo, su donna, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. All'agenzia. Oh, andiamo, andiamo. Ci dà una spiegazione e si fa lui nero come la Lola Falana. Senta, lo vuole uno strappo in automobile fino all'agenzia? Ah, perché quella Giulia parcheggiata qui fuori è la vostra? Interessante, andiamo, andiamo. Prospero, sento che mi stanno infiammando le meningi. Se andiamo anche noi, perché se il signor Gualtieri ha fatto un errore, a noi non ci interessa. Il villino era per noi e per noi deve rimanere. Ma sbrigati, sbrigati! Ma certo, Altea, non ho mangiato certo pane e cipolle per tutti questi mesi per lasciarmelo scappare. No, quest'anno al mare non andrò, con te sulla spiaggia. Uno, manca voi, no, figlio, schiando il cuore. La fanno di soccorso. Il mio mondo! Con te sulla spiaggia non ci sto! Ma tanto a me, ma che mi cambia? Tanto! Se passeggi sotto il sole, ho trovato parte, tanto un po' tutta la spiaggia. Sì, si va che se ne muore. Poi tutta la spiaggia guarda te. Tu lo sai, non sono mai geloso mai. Tu lo sai, per tutti gli altri mesi mai. Ma quando sto con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa all'incù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. Ma di fondo è con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, la faccenda è molto molto complicata. Sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa. Splash! Mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sol, ci scambiamo nell'acqua salata dolcissimo bacio d'amor. Domenica d'agosto, che caldo fa, la spiaggia un giro arrosto non servirà, bere una bibita, se in fondo all'anima sogno lo
Sta zitto, sta zitto, Tullio. Se credevo di ritrovarmi così, a dover condividere la casa con questi buzzurri. Ma come condividere la casa? E per forza! E ci si precipitò subito tutti all'agenzia. E quel povero Sol Galassi, e chi lo tirava da una parte e chi lo sbertucciava da quell'altra, fino a che non si venne a capo dell'errore. Il Sol Gualtieri, il socio del Sol Galassi, un uomo un po' anziano e molto distratto, aveva affittato il villino contemporaneamente a noi e a questa famiglia Picchiani. Ah, c'è stato l'errore allora, via. Ah, ora gli si fa il bene e il contropelo. E io, da buon amico e da bravo avvocato, ti consiglio di richiedere i danni morali e materiali. Questo molto onestamente, devo dire, voleva fare anche il Sol Galassi. Voleva lasciare la casa a una famiglia e risarcire economicamente l'altra. E allora? E allora? Ma, insomma. Rotola, 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 strada facendo rotola. Dove mai finì? La 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 la. Ma che? La vuole andare in bagno ora? Io me l'ho fatto. E allora tu lo vedi da te? La mi scusi se mi trovo un po' in déshabillé. Ma sa che in questo villino siamo in tanti. Tocca a faturni anche fiandallisci. Signora, la prego, un po' di accortezza. Un po' d'accortezza, sì, è proprio che gli ho detto stamani alla sua moglie. E la ci sta nell'ore di bagno. E gli dirò di più, noi tutti in fila qui fuori come bischeri ad aspettare. E poi un tira nemmeno lo sciacquone per me. Io e me ne volevo andare, anzi, non ci volevo nemmeno venire. Ma per l'Altea era diventata una questione di principio. Non voleva lasciare il villino a questi ortolani. E il risultato, tu lo vedi da te, costretti a coabitare, a condividere la tavola, a condividere la toilette. Figurati che non riesco ad andare in bagno neanche prima di mezzogiorno. Ma che ti pare possibile? Ma che la dici a me? No, no, signora, per carità. E stavo parlando con il mio amico avvocato. Avvocato? Ma che se, ma lei gli scappava tanto? Allora la vada, perché se prima entra il mio gnato Orfeo... Per l'amor di Dio, se no dopo e ci vuole, ma la bombola dell'ossigeno. Oh, Tullio, tu permetti, vero? Prego, prego, accomodati pure. Io intanto aspetto che scenda Altea. Ascolta, cerco di lavorarmela un pochino per vedere se gli riesco a farli sloggiare il prima possibile. Tanto ci vediamo oggi pomeriggio in spiaggia, eh? Con permesso. Mi perdoni, signora, no. Se che sbadato, non mi sono neanche presentato. Avvocato Tullio Galantini. Avvocato, lei è galante di nome e di fatto. Certo, con una signora così non si può fare altrimenti. Ines, la mi chiami Ines. Ines, Ines, O che fa di bello a Firenze, Ines? Noi ci sa una bottega, un è per fantazione, ma tre sporti a un passo da Santa Croce. Ma noi, noi chi? Io, la mia sorella Sidonia e il mio gnato Orfeo, che l'è il titolare. Però si fa tutto noi, le fattotum siamo noi, praticamente sì, perché il mio gnato Orfeo l'è, come dire, un po' adagiato, ecco. Ah. E se non sono discreto, signora Ines, qual è il suo stato civile? Cattolica, io sono cattolica. Intendevo dire sposata, nubile.
Nubile, nubilissima. Oh, come mai? Una bella signora in questo modo? Lei è un buon gustaio, affogato. L'avesse visto com'ero qualche anno fa. Ora purtroppo ho messo su qualche chilo, ma che vale in bottega. Si fa una vita molto sedimentaria, sempre lì, dalla mattina alla sera. Senti, senti. Invece lei è avvocato, Chissà che aringhe che fa in tribunale. Sì, e l'acciughe, guarda. Certo, mi capita anche di fare di belle arringhe, certo. Sa, noi uomini con le toghe. Le toghe? Ah, e ci sa anche noi il letto o le toghe. Mamma mia, la verità, ma come ci si dorme? Io marzo la mattina alle 5, ma che manco ci penso. E invece qui mi levo un certi doli, un ce le devono avere qui le toghe. Me le lascia aperte, guarda. E insomma, ma me lo dite, come ci siete capitati qui quest'anno in questo villino, tutti ammassati in questo modo, eh? Con tutti gli immobili che offre Viareggio, o che c'era bisogno di destargirsi proprio con questo? Avvocato, noi ci sarà belle sistemati. I marchesi Pandolfini non si sono voluti ritirare, o come voleva fare, avvocato, c'erano un vincolo cieco, eh? O ritirassi noi e lasciare il posto a loro e non fare ferie manco quest'anno, oppure doverli sopportare. E alla fine, dai, picchia e mena, si è deciso di restarci tutti. Si è diviso il che si poteva dividere e amene. Ma la mia sorella Sidonia gliel'ho belle detto, eh. Un altro anno si piglia la Giulia e si va tutti laggiù, in quel posto vicino a Napoli. O come si chiama? Accidenti, l'ho nella punta della lingua. Castelli di sabbia al mare. Ma vorrà dire castello a mare di stabbia, via. Sì, insomma, e quel posto laggiù, insomma, via. Ma non sarà possibile neanche un ripensamento? Ripensamento? No, di certo, noi picchiani non ci si muove di qui. Se non ci ripensano marchesi, ma senta, cambiamo discorso, perché a me a parlare di questa cosa mi piglia un patè d'animo, che vi posso offrire qualcosa, un vermuttino, una vodka, No, 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 grazie. Anzi, la voglio invitare io in un localino là, sul lungomare, a bere qualcosa, dove c'è sempre la musica dal vivo, che ci verrebbe? Avvocato, sapesse quanto garba a me quando suonano le chitarre a mano, ma poi che lo ha dire, con tutte quelle insegne lucidenti. Ma purtroppo devo scappare, volevo salutare Altea, ma tarda a scendere. Ma chi? Sua maestà la marchesa? Prima l'abbia accordato tutti i soli, ma poi l'analterigia addosso, mi creda, non fa miracca a nessuno, passa di qui con quel naso all'aria, non te l'avrebbe a dire vai, buongiorno, buonasera. Cammina 2 metri sopra noi questa antipatia. Ah, buongiorno, buongiorno Altea. Buongiorno. Ho le meningi che mi vanno a fuoco. Le rinova! Allora, avvocato, per quel localino, ora che è arrivata la marchesa, posso andare via io. Per quel localino sul lungomare, me lo fa sapere lei, Localino? Sì, quello dove mi ha invitato prima. Sì, non dubiti, signora, glielo posso sapere io. Ines, e mi chiamava Ines, arrivederci. Rosolam, 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 la faccetto Rosolam, dove il mio amore è inutile, dove mai finirà. Io sono allibita,
Ma che fa? Amoreggia con quella buzzurra? Lo vedo, sai. Fa la gatta morta con te. Ma vieni qua, Altea. Tanto Prospero e non ci senti, è andata la tua idea, Certo, l'hai ridotto proprio male, poveretto. Costringerlo a stare qui con questi manfani, Ma in questo villino tutti ammassati, ma che devo pensare? Che lo fai per me, per stare accanto a me, Certo, Carlo, lo fa per te. E te mi ripaghi facendo la corte a quella. Ma non ci penso nemmeno. Ma che l'ha vista la sora Ines? Che catafalco che è? Cercavo solo il modo per saperne un pochino di più di questi picchiani, per convincerli in qualche modo a sloggiare prima. Lei mi sembra quella un po' più malleabile. Malleabile? Ma se con la sua sorella son due iene feroci. Oh, Giulio, io non ce la faccio più. Ho fatto un grosso errore. Altea, errare è umano. Sì? Ma far ostinarsi a fare le vacanze forzate con loro è diabolico. Io non ce la fo più. Mi si infiammano sempre le meningi. E poi guarda come hanno ridotto questo soggiorno. Insieme a candelabri e mobili antichi ci hanno messo aglie e cipolle. Vedrai, trasporti a un passo da Santa Croce. Questa frase mi ossessiona. Credi, doverli sopportare è il sacrificio più grosso che il Signore mi poteva chiedere. Ma anima mia, ma non era semplice lasciare il villino a loro e trovare un'altra sistemazione? Già mai. Primo, Altea Pandolfini non si arrende di fronte a nulla. Secondo, era troppo tardi. Il primo d'agosto le sistemazioni migliori l'hanno già date via. L'agenzia ci avrebbe risarcito, sì, ma solo economicamente. E noi, grazie a Dio, caro, tu lo sai, non c'ha bisogno di soldi. A proposito, non sei mai passato per caso a saldare il mio conticino dalla sarta prima di venire a Viareggio? Sì, sì, è tutto sistemato, certo. E non voglio niente in cambio, Spero che non ti dispiaccia, vero? E perché dispiacermi? Se so con quanta affettuosa amicizia. Ma solo affettuosa amicizia. Vieni qua, gattina. È un ferro! Ma ha visto che belle mattonelle ci sono nel bagno? Sanno a mezzo anche noi in quel modo a Firenze. Sì, sì. Oddio! Benino! Che sei ripresa dallo svenimento, Marchesa? Sì, sì, grazie. Ho creduto di cadere a terra. Grazie, avvocato. Ora salgo in camera mia, Prima però annuso un po' d'acqua di colonia, perché qui c'è puzzo. Così mi passa tutto. Allora io vado, Vado. Vada. A me c'è qualcosa che non mi inquadra per niente. Secondo me ha visto più soffitti la marchesa di un imbianchino, ti odio io. Ecco lei, e l'ha parlato l'oracolo. Credi, ha parlato il bispero che sei te. Oh, e sai, se ci vuole di molto a capire che quel povero marchese è qui solo per figura. Ma te lo vuoi dire a me? Io perché queste cose sono a volte. Sta attenta, Sidonia, perché a volte tutte le volpi si rivedono in pellicceria. Non so cosa stare, sai. Allora ieri ho telefonato a Firenze, ho preso informazioni dalla Marciale, che l'ha chiesta la Lattaglia, che l'ha domandato alla sua cognata Sara. Senti il lavoro, questa ha scatenato il commissario Maigret. Oh, Sidonia, e te l'ho detto tante volte, a farsi i fatti nostri non ci si insudicia le mani, Fa conto che io sono meglio del tenente Sheridan quando voglio sapere qualche cosa. E infatti ho saputo che il marchese era un proprietario terreno, no? Sì, ma poi fra il giove che gli ha fatto spendere lei e sono rimasti a ciulì. Nini, i soldi sono tondi e ruzzolano. Ma che la smettete di farla male dei marchesi Pandolfini? Non si può cercare di passare queste vacanze tutti in comune, d'accordo? No e no, perché c'hanno troppa voglia e soprattutto lei, la marchesa. E d'accordo, non ufficiali, non si può andare per lì. Ma hanno visto come ci trattano,
ci guardano sempre con un'aria di insufficienza. Oh, ma chi si crede a te? E poi te che fai? Ascolti i discorsi nostri? O non c'avevi la radio? Allora ascolta uno. Senti mamma, io non posso più nascondere, bisogna te lo dire. A me mi piace il signorino Umberto. Oh, ora l'ho detto, sì che ci sto male se voi parlate male della sua famiglia. Ma chi? Il signorino Umberto? Quel bighellone? Ma come fa? Tanto! Che si vede da come cammina che è un bighellone, Nini? Invece c'è un portamento diritto. Sì, a me mi pare proprio un gingillone, guarda. Ora l'hanno belle battezzate. Sì. Mamma, mi piace tanto. Ma un belare. Ma come un belare? Io non mi vale, invece sono tanto innamorata. Un ti vuole. Un vuole la mia Mirellina. Oh, Sidonia, se un no vuole, no? Che sono il suo babbo. Mamma, c'ho che a sentire. Ok, questo bigonciolo e c'ha nel capo, eh? Oh, si vede che te non ti intendi altro e tagli e dici pure. Questo per tu norma e regola è un cappello parecchio alla moda quest'anno. Ho visto lo portano tutti e lo porto anche io. Ma accidenti, tra un po' si va a mangiare e questa e si mette il cappello. Ma avete chiamato? Che si mangia piuttosto? Ma te, Ines, ma che t'hanno battezzato col lievito invece con l'acqua santa? Sei sempre a pensare di mangiare, eh? Oh, io intanto ho messo l'acqua per maccheroni, ecco. Perché fra poco è l'ora. Quell'altro invece hanno fatto mettere alla Dorina solo un tegamino con un po' di minestra. Come tirano la cinghia sti marchesi degli stivali. Dateli dell'altro addosso, sai. Ma che volete pensare appena per voi? E poi che la fate finita di tutti sti spondoni e mi fate fare sempre brutta figura. Oh, Mirellina, ma lo sai se è parecchio schizofrenetica? Ma che... Dio ha preso troppo sole. Eh certo, non si vuole ma dalla crema e gli è venuto anche là la crema solare. Mi fai po' anatema solare. È innamorata del signorino Umberto. Ma nulla vuole. Vuole la Mimirellina, ma per via di che? Ma se l'è un amore. Ma te che ha provato a pigliarlo con mille moine. E il cane s'alletta più con le arezze e con la tena. Te tu devi dar retta a me, te lo dico io come si fa a conquistare un uomo. E allora Nini, se da retta a lei fa una brutta fine. Poverino, io c'avevo la fila dietro. Ah sì, c'era, ma si è dispersa subito. E la vedi questa? Questa, per tu norma e regola, è stata baciata poco fa dall'amico del Marchese, l'avvocato Tullio Galantini, che gli è rimasto bacinato. L'avvocato? Ma chi? Quello che si è trovato tutta briccata la Marchesa? E che caschi di nulla, sì? Preciso! Dice... Tutto abbriccato la Marchesa! Preciso! Dice che aveva avuto un capogiro, ma gli erano ma di molta pane, sai! Pezzo di mota che un ne ha! Ora quando ritorna e gliela levo io la voglia di pigliar per il bavero, gli infilo due disi nel naso, lo rivolto ovunque! Insomma, tornando a noi, ma ti piace proprio tanto quel baccellone? Voi non capite, io per lui provo amore. Oh Mirellina, ma l'amore non è un osso, è il bisto che tu c'hai addosso, vieni. Ma falla finita, se no ti mio tu la brate. E allora seguita. Oh, Orfeo, ma lo sai che te sei proprio un tavernicolo? Ma non vedi una cava, eh? Sì, sì.
E la lava ve la darei nel capo a tutte e tre. Ma guardate se si può vedere questi lavori. Che seguiti dell'altro? Ma un piange, un piange. Aspetta, e lo so io che ci vuole per invogliare un pochino il signorino Umberto. Aspetta. Ma questa ora che lascia di caldo? Quando fa così mi fa paura. Signorina, Lola, c'è Ines, c'è casomato, già, via. Oh, ecco il che ci vuole. Le chiavi dell'automobile. Dopo mangiato si mandano a Forte dei Marmi a fa una bella scarrozzata. Con questa ti invita, vai. Grazie. Con la Migiulia no, eh? Oh, zitto, Orfeo, sta zitto. Perché per bene della tua figliola, capo. Come buffate a sta tutto il giorno sdraiati sull'arena? Sabbia, babbo, e si dice sabbia. Davvero, sai, ieri era un bollore, un ci si teneva piedi in quell'arena. Oh, via, mamma, e si dice sabbia. Ora se non la fa finita questa vita, figlio d'una brate, la sdraio io, la sdraio. Oh. A me mi viene a noia sta tutto il giorno al sole, e allora fo due passi giù in Darsena, c'è un barrettino laggiù, mi metto a vedere giù una briscola a fa due chiacchierelle, no? Mamma, a me questa medaglia non mi ci va. Su Umberto, lo sai, noi si segue una dieta leggera perché ci sa lo stomaco delicato. Mangia per favore. Su. Lo stomaco? C'hanno mal portafogli delicati. Oh, ecco le paste, vi? Oh, brava Ines. Scusate, ma siamo così tardi in questo villino che non si sa da dove passare. Oh, via! Allora che si fa? Si principia? Sì. Oh, vieni, para il piatto. Vieni Orfeo. Sì, a me di morti. Tu lo sai, eh? E invece io so a dieta, tu lo sai, me ne basta un piatto pieno. Buon appetito. Buon appetito. Buoni. Buoni. Davvero? Davvero, ci ho messo di molto sugo e di molto cacio grattato. Nina, che me la passi la cutiella. Oh zia, e se la dentro con l'acqua correttamente? T'ha ragione Nini, per piacere me la passi la cutiella, via. A me mi ci vanno. Oh, Mirellina, un fa il fiolesso e mangia questi maccheroni perché sono proprio buoni, Non ne voglio sempre pasta. Oh. E me è venuta noia, via. Ma senti se si può sentire queste cose. Il mio babbo diceva sempre che non è bello sputare nel piatto quando si mangia. È vero Umberto, è vero. Secondo me non è bello sputare nemmeno sui piatti di vicino, no. Poi. Oh, ma voi siete assillevoli, Se non li voglio, non li voglio. Che li vuole lei, Umberto? Umberto, non oserai, Ma grazie davvero. Questo è inaudito, prospero. O so Marchese, che le vuole assaggiare anche lei e ce ne so ancora, Prospero non oserai, Senti Altea, qui a forza di tirare la cinghia va a finire che tiro malaghetto, Sì, solo due, Ma solo che due per gradire. Ma che due le prenda, Marchese, le prenda, Ma poi, ma che lavora, Murassico? Mi rifiuto di rimanere ancora a questa tavola. Dorina, seguimi. Ma nemmeno per sogno. Se non posso mangiare, perlomeno qui annusso. Oh
Teodorina, ma porti via la brodaglia e si metta via a sedere con noi, c'è maccheroni per tutti. Posso, Marchese? Sta guardando. È contento, Sor Umberto? Sì, sì. E dopo mangiato andate proprio a fare una bella giratina. Con queste qui, abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. C'è rimasto solo da sognare. Quest'anno ho cucinato proprio bene, sì. Rotola, rotola, strada facendo, rotola. E a Baruzzoloni sono arrivati proprio nel bagno. Vediamo come stanno le minuti della Sora Marchesa. Ah, abbronzatissima. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questo d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare abbracciato con te. Lo voglio dare in testa a chi non mi va. Lo so io chi devo dare in testa al martello, sì. Così gli si sfiammerebbero anche le meningi, scommetti? Tin, quella testolina. Tin. Buongiorno, Dorina. Oh, buongiorno, sora Sidonia. Dormito bene? Insomma. Oh, che vuole? E il mio marito russa e soffia come un mantice. E a me mi tocca scotelo continuamente a un piede e sicché perdo il sonno, inteso? Però ho scoperto che russa anche la gente blasonata. Stanotte nella camera accanto il marchese ha fatto un concertino. Ma non è mia il marchese, sa. È la marchesa che russa in quel modo. Sì, o che è possibile? O se sembrava ci fosse un orcun che la camera. Sapesse quanto hanno girato per andare da meglio dottori. Per infino a Milano sono stati, ma non c'è stato nulla da fare. La signora marchesa continua a russare come uno scaricatore di porto. E pensare che fa tanto lampollosa. Ma senta, Dorina, abbia pazienza. Ma lei come si trova con questi pandolfini? Perché le voci di corridori che dicono che sono in un mare di debiti, ma la pagano a lei? Per nulla, sono tre mesi che non vedo una lira.
Poi il marchese e il signorino Umberto sono gentili con me, mi trattano bene e tutto, ma lei mi tratta come una pellaia, Tra che s'alza sempre a buco torto con quelle meningi infiammate, tra che per risparmiare mangia poco e nulla, ha sempre un diavolo per capello. Ci vuole una pazienza, mi creda, ma sapessi dove andare, pianterei baracca e burattino. Sì, allora perché non viene di qua? Di qua dove? Di qua dal confine, no? O perché non viene a lavorare per noi? È tanto che io e Ines si dice, A Firenze e siamo sempre a bottega. Mirella c'ha da studiare e in casa c'è sempre qualche cosa da fare, E poi vuol mettere, tornare a casa e trovare la tavola apparecchiata. Ma come fa? È tanti anni e sto comprando figli. Ma noi gli si darebbe una bella paga naturalmente, E poi non si fa amicino di niente. E l'ha visto da sé. Ci sta sempre la dispensa piena di roba. Nel frigorifero un monte di carne che nemmeno. E poi frutta ortaggio a volontà, O che fa? Scavalco i confini. Da oggi sono a servizio dei picchiani. Oh, brava Dorina, brava. Vedrà che non se ne pente, brava. Grazie. E si dice di Firenze, C'è dei ladri a Viareggio, madonnina. Oh, perché? Perché? E sono entrata in quel bar, sai quello che c'è al bagno principe di Piemonte? Perché la Mirellina voleva una bottiglia di spuma per portare a casa. E allora gli ho chiesto se me le dava. E il barista mi ha detto, fanno 5.000 lire. E io, mi scusi? Spende 5.000 lire, signora. 5.000 lire per due bottiglie di spuma? A quello gli ho detto io. Gli ho detto, la senta giovane, lei, e deve aver sbagliato. E lui mi ha guardato dall'alto in basso e mi ha detto, no signora, ha sbagliato lei a venire a Viareggio. Gesù mio, c'è certi prezzi. Vieni Mirellina, e mi raccomando, bevila piano. Perché? Che è ghiaccia? No, la costa 2.500 lire. Se la bevi piano ti basta più tanto. Oh, la sapete la novità? Da oggi ci sarà la cameriera, Una cameriera? Sì, e Dorina, Davvero? Ero di là dal confine? Ho scavalcato e sono venuta di qua. Da oggi sto a servizio dai Picchiani. Già, però ora che me lo dà il coraggio di dirglielo a quella bimba di là? Non ti preoccupare, gli si dice noi e gli si levano nove tra le penne maestre. Oh, mamma, manda sulla messa i bruginzi, non ne trovo da punte parti. Ora e vo a vedere se tu l'ha lasciati di sopra. Senta Dorina, che si è già levato il signorino Umberto? No, sa perché e sarà detto di andare a fare una girata in macchina in Lido. Prima di mezzogiorno non c'è di questi pericoli. Ma che ti garba davvero a te qui, pelandrone? Ma te tu sei destinata a stare sulla breccia dell'onda. A te ti ci vorrebbe tutto un altro tipo. Che so, un dottore, un ingegnere, un luminario. Sì, vabbè. Senta Dorina, ora che lei è al servizio da noi e le lo voglio dire anche a lei, sono innamorata pazza del signorino Umberto. Sì, ma lui non sa. Chissà che colpo quando lo scopre. Il che vuole, la sua famiglia e le ha sottolata, e invece la mia famiglia ne è per nulla fine. Sarà per quello che ancora anzi di Yara. Sì, sarà per quello, positivo. Oh, Giosina, tu sei Mirella, sempre con questo signorino Umberto. Comunque, guarda, siccome tu sei digiuna, senti come parlo bene oggi, che lo gradisci un fruffru per colazione. No, è un no fame, l'amore mi ha chiuso lo stomaco. Senta, Mirella, ma è veramente intenzionata a far innamorare il signorino Umberto? Sì, intenzionatissima, ma perché? Mi potrebbe aiutare? Sì, potrei anche, però ci vorrà diversi quattrini. I quattrini non sono un problema, e tanto e paga il mio babbo. Ma mi dica che dovrei fare. Davvero, la dice in piazza Mazzini? Sì, lì all'angolo. Grazie Dorina. E senti mamma, io evo sulla spiaggia, starò via un'ora? Due?
Accidenti, insomma sta roba un po'. A dopo! Io la capisco proprio la gioventù d'oggigiorno. La mia bambina mi pare tanto innamorata che non vorrei facesse qualche bischerata. Bada che non abbia succedere qualche cosa. Stanotte ho sognato il lavandino che perdeva, eh? E sai, io tutte le volte che sogno l'acqua chiare e porta male, eh? A proposito d'acqua chiare e acque scure, se tu ci sei bella andata ai gabinetti, perché se no tu perdi il turno. Per l'amor di Dio, se ci si infila la marchesa! Addio! Oh, allora Dorina, siamo d'accordo, eh? Non si preoccupi, ormai so di qua dal confine. E io torno un po' giù al bagno, oh Sidonia, che tu ci facesti girare tutti i bagni di Viareggio. E poi siamo abitati proprio un chello più lontano. Tu hai fatto da quanto è quel moscone, eh? Che gira e rigira, casca sempre nella... Oh, stazzi! Di che si sbocca dire queste cose davanti alla servitù? Voglio andare via, mi guardo. Oi, oi, che mal di gambe. Non vedo l'ora d'andare a sdraiarmi a piglia il sole in quelle cislonge. Cislonge? Ah, le cislong vorrà dire, le sdraio. Oh sì, in inglese sì, come ha detto lei. Odorina, la senta, ma lei che è stata per tanti anni in casa ai nobili, che ha imparato tante cose aristocratiche, ma secondo lei, io... ce la farò a diventare una vera signora? No. No? Ma nemmeno se mi dà una mano lei? Oh, allora mi sono contenta di averci una domestica! Dorina! Il marchese è andato in spiaggia? Sì, è andato a trovare Gallinari al loro bagno. Bene, perché aspetto l'avvocato Galantini per sbrigare alcune pratiche, per parlare di affari. Ah! Cosa vedo? Oddio, c'è un animale? Ce ne sono tre di animali in questo villino. Bestie! Siamo costretti a coabitare con delle bestie che pensano di vivere in un letamaio. Costumi da bagno insieme ad agli e cipolle. E il mio marito che fa? S'allea con loro, con quei buzzurri. Si vende per un piatto di lenticchie. E per una braciola. E Umberto? Fa il bello e bellino con quella scimmietta. Pur di guidare la loro automobile. Ora però li lascio per terra, eh? C'ho male le rene più che mai. E io Natale bile addosso che mi si infiammano sempre le meningi. Tanto che non posso uscire, frequentare i nostri amici. Ma allora, io mi chiedo, ma io che ci sono venuta a fare a Viareggio questa estate, eh? Scusami Dorina. Ma lo vedi? Non so più io. Mi fanno uscire da gangheri quelli. Ma ora mi metto qui, buona buona, seduta, respiro profondamente. Ah, lo vedi? Sto già meglio. Ma lo senti? Che pace e che tranquillità quando non ci sono loro tra piedi. Mirella! Che lo vuoi il seme e l'emburrato? Oh Mirella! Se no che vuoi? I biscotti della salute intuffati nel caffè e latte? Oh, la senti? Non la sopporto più io questa voce. Moscone, novità o persone? Persone, preciso! C'è il Sorgalassi, quello dell'agenzia! Permesso?
Proprio lei che con la sua agenzia ha combinato questo guaio. Lei che ci ha rovinato le vacanze. Ma signora Marchesa, lo sa quanto sono dispiaciuto e ha anche cercato di rimediare, lei lo sa. Zitto, lei quando parla con me deve stare zitto, zitto, ha capito? Guardi, guardi dove ha costretto a stare i marchesi Pandolfini, eh? Ma se lo sapessero i nostri amici, che figura, eh? Che figura! E lei, che idiota! Oh, ho scordato il costume di ricambio. Mi, c'è quel vischero del Sor Galassi. Buongiorno, eh? Buongiorno. Ora, signore, però, con le offese si esagera. È io che mi ero fatto premura di venire a vedere se vi mancava qualcosa. A noi ci manca la pace e la tranquillità. E quelle lei non me le può restituire finché Picchiani sono in questa casa. Oh, ma che vuole sta osa ritinta? Oh, questi come mai son terra? Oh, ora quando è troppo, eh. Oh, la senta, noi siamo disponibili a chiudere un occhio, anche due, ma tre no, eh. Ora si esagera, ma è che la credi, perché c'ha lo stemma o le palle d'essere superiore a noi? Sapesse che palle c'ho io! Oh, che boscio c'è sempre questo villino, eh? Siete delle buzzurre, delle mercatine. Voi non sapete niente della cultura, della nobiltà e dell'arte. Dell'arte? Oh, bellina, quando sono stata io a Palazzo Fitti al corridoio Vespasiano, lei non era manco nata. Si figuri che noi il chiosco di Santa Croce e si conosciamo le nostre tasche, eh? No per vantazioni, ma avendo tre sporti... A un passo da Santa Croce, eh? Sì, 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 e non solo. E ci sanno anche noi l'oro e i gioielli, ma che crede? Vedeste ci sa certi anelli tutti impestati di brillanti? Pure vero, Ines? Ecco, brava, diglielo a questa ridicola. Dove l'oro parla, la lingua tace. Con le sue lanendo l'ha messe, sora Marchesa, che l'ampegnate al Monte di Pietà, no perché voi altri marchesi l'avete mal di molti chiodi. E queste non so ciance, e l'ho sentito con i miei occhi. Nomi della mia famiglia, sa, brutta becera. Ora un misocchi è bozzo. Bozzola a me! Sì, a lei e a tutti i suoi parenti aristocratici. Conti e conte. Oh, signore! Fermi, signore, fermi. Oh, monta di su. Serva! Serva a me! Ferme, ferme, signore! Sì, proprio lei, guardi, tanto è tutta colpa sua! Lei stamattina faceva meglio andare a fare una giratina da un'altra parte! Brutto e impunito! Ma farceli trovare a queste cose! E il villino bendo, eh! E il villino aristocratico! Ora ti vado io il villino, baiocco! Aiuto, aiuto! Chiamate i carabinieri! Chiamate un avvocato, aiuto! Aiuto! È permesso e c'era la porta aperta. Un avvocato, presto! Ma sono qua, sono io. Ma per Giove, o che sta succedendo? Ma signore, sono sbalordito del vostro comportamento. Lei è sbalordito? Io so, come si dice, torrefatta da sorpresa. Bene, è arrivato anche il suo amico Frizio. Il mio Frizio? Sì, 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 sì. Quello che faceva il galletto con la mia sorella, ma poi si sdrusciava ma la sua moglie. Te alla mia moglie? Eh sì, caro Marchese, lei ci avrà anche lo stemma col blasone, ma c'ha anche un bel paio di lumache nel capo. Matea, ma non capisco, ma te ti sdrusciavi al mio amico Fritz, cioè a Tullio. Ma non capisco. Attenzione, attenzione alle parole, perché io sono uomo di legge. La senta, io di legge conosco solo quella del Menga. E chi la... Ah, sì, ci se lo tenga
Oh! La mia sorella sun s'arregge e bantasca il delegata su legge? Allora erano vere tutte quelle voci che si sussurravano nei salotti di Firenze. Te, Tullio, ma che vergogna! No, Prospero, ma che dici? Io un po' che me l'ero vista. Gli si è scoperto l'Altarini, eh! Un piada più ora, eh! Omo di legge, omo ma di stazio! Oddio! Mi meningi! Presto, Dorina, soccorrila! Veramente io ora prendo ordini da loro. Sono passata di guarda al confine. Che posso? Oh, lasciala sta lì! Più zitta sta lei e meglio si ragiona noi. Casomai la soccorri dopo. Ma Prospero, amico mio, ma non crederai mica a queste sciocche dicerie? Era tutto vero. Tutte quelle voci che si sussurrava quando si entravo insieme a voi nei salotti bene di Firenze. C'è voluto la brutale sincerità di questa buona gente per farmi capire quanto mi avete coperto di ridicolo. Vai Tullio, sparisci dalla mia vista e non farti più vedere, perché se no e t'ammollo un cazzotto. Anzi, ora ci ripenso e t'ammollo subito. Avvocato, la vedo pensieroso, la vedo addosso. Oh, come mai? Mi hanno assolto per insufficienza di prove, eh? Avvocato! Accidenti! O che lasciò la dinamite nelle mani! È proprio una bella giornatina oggi, sì! O che ci è passata una tromba marina, mica! Oh lei, Sor Galassi, sta bene? Sta bene? Signori, io vi prego di dimenticarvi della mia agenzia per il prossimo anno. Io vi consiglio di passare le vacanze non a Viareggio, ma una famiglia a Lignano Sabbia d'Oro e un'altra a Castelli di Sabbia al Mare. A Castello al Mare di Stabia, appunto, una al nord e una al sud. E vi auguro sempre di passare delle ottime vacanze, ma fatelo più possibile lontano da me. Avvocato, andiamo, piano, avvocato, venga. Piano, e vicina, tutto vicina. Ma che è successo? È successo, cara Marchesa, che chi semina spine è bene che non vada a scalzo, perché se no e si buca piede. Ormai che si era capitati tutti qui, poteva cercare di passare le vacanze nella maniera migliore possibile. E invece, soprattutto lei, si è impegnata a renderci la vita difficile, a farci sentire la differenza tra voi e noi. Ma sappia, cara Marchesa, che io con tutti i suoi titoli e la sua boria non mi ci cambierei nemmeno un'unghia. Noi siamo gente semplice, anche un po' grezza se si vuole, ma siamo, come dice, siamo genuini. Ecco. E l'ha detto poi anche il Marchese, siamo della buona gente. Ecco. E nella vita noi si è sempre lavorato massacratamente, perché il lavoro demobilita l'occhio. Ma questo lei non lo può sapere, perché in casa sua, in vita sua, non ha mai fatto niente. Prospero, sì. Ma lo senti come mi trattano? Ma di qualcosa almeno! Io dico basta, Altea. Falla finita. Ma come? Ma io non capisco, ma non capisco! Quando uno non capisce, anche Cristo ci patisce! Ho fatto sempre quello che hai voluto te.
ti ho sempre accontentato in tutto e per tutto. E te, te, come mai ripagato? Crescendo un figlio nell'ozio e coprendo me di ridicolo e di vergogna. Ora ti dico basta al teatro. Ora noi si fa le nostre valigie e si ritorna a Firenze. E quando siamo a Firenze si cambia vita. Niente più vestiti dalla sarta, niente più frequentazioni. E ti giuro che non sono mai stato più serio di così. E ora recita il mia culpa. Oddio, le mie meningi. Ah, lascia perdere le meningi. Tanto questa volta nessuno ti raccatterà da terra. Dorina! Oh, una chiami più Dorina, perché da oggi ha barcato il confine e la nostra cameriera. Che? Te sei passata al loro servizio? Dopo tutti questi anni? Ti sei venduta per un piatto di lenticchie anche te, brutta traditrice! Di lenticchie, di pasta alla pomarola, di bistecche. Quando ero con lei a volte mangiavo un po' di cacio e una pera, ci vorrei un pochino. Via, via, svegliamo Umberto e facciamo le nostre valigie, perché le nostre vacanze sono finite. Aspettate, certo, cambiando un po' le cose, forse si potrebbe tentare di venirci un pochino in conto. Oh, che tu dici, Sidonia? Sì, vista la simpatia dei nostri due ragazzi. Sì, insomma, Mirellina è un bel, giù. Buongiorno. Che parlate di me, E voi vorresti dare la mia creatura a quella racchia della vostra figliola? Ma lei crede che non si voglia farla fare a nostra Mirellina col suo Umberto? Ma lei è caduta erroneamente in errore? Ecco, anche secondo me ha preso di molto un abbacchio. Sì? Agnello in umido. Sì, e poi se ridisce un'altra volta, racchia mia Mirellina, io che se gli strappo tutti i capelli a capo, Oh, ma di voi state parlando? Sor Marchese, stando con lei qui in questi giorni, in questo villino, ho imparato a conoscerla. Sì, ci sono stati dei problemi, dei battibecchi, soprattutto fra le donne. Perché si sa, le parole, come dice, sono femminili e i maschi sono fatti. Però, malgrado tutto, a me lei mi pare una buona persona. E se sta attraversando un momento di difficoltà, beh, questo del resto può capitare a tutti. Ma io allora posso aiutarla, aiutarla per davvero. Grazie, grazie, ma non posso accettare. Guardi, Marchese, non gli si dice senza infamia e senza frode. Meglio un aiuto di 10 consigli. Ma chi c'entra Mirella? Mirella è brava, è una ragazza un po' antiquariata, ma è brava. Sì, all'antica si dice, meno male quella si era raccomandata di un dire sfondoni. A quanto a sfondoni te chetati, Orfeo, perché sei primo a dirgli. Queste sono cose delicate. E bisogna andarci parecchio con peli di piombo. No, no, aspettate, qui c'è un tipo. A me la Mirella non mi garba. Umbertino, tesoro, ma pensa quanto sono gentili i signori picchiani a offrirci il loro aiuto in un momento un po' delicato per la nostra famiglia. Oh, ora siamo gentili, Accidenti o me filone sta marchesa? Tesoro mio, ma il pesce, chi lo vuole, un po' bisogna si bagni. No, non è detto, c'è una seconda possibilità, andate al pesciaiolo, no? Voi volete fandola alla pillola, ma lei non mi piace, o via. O via, Umbertino, ma il diavolo, popò, non è mica così brutto come sembra, Il diavolo, ma Mirella sì, t'ho detto che quella non la voglio, Oh, lo sapete che... Allora,
Isidorina, come li sembro? Accidenti, figliola! Non ti si riconosce! Oh, a quell'istituto di bellezza sono portentosi! Oh, Mirella! Ma che sei davvero te? E mi sembri un'attrice! Mami! Ma Orfeo, ma te non dici niente? Mare mani! Tu l'avevi nascosta tutta codesta roba, Nini, eh? Ero me la larva quando ero il bozzolo. E poi e la Dorina e mi ha indirizzata all'istituto di bellezza che c'è in piazza Mazzini. Ma è quello dove vado sempre io. Sì, e insomma, e le è bastato un colore di capelli differente, un paio d'occhiali moderni, dei vestiti alla moda, e insomma, e le è bastato tirare fuori che c'era sotto sotto, e la larva e le è diventata farfalla. Ma accidenti, e che farfalla? Guarda il bel biondo ossigenato a forza. Sì, e guarda il bel biscro naturale invece. Dorina, ma che me lo dà anche a me l'indirizzo di questo istituto di bellezza? Ci voglio andare anche io. Sì, e so portentosi, ma i miracoli un le fanno di loro. Per quelli bisogna andare all'Urde. Ignorante tu sei, ignorante come sempre. Oh, Mirella, ma sei davvero te? Sai, mamma, e sono uscita dalla gabbia. Gatto rinchiuso diventa leone. Grrr. Madonna, che schianto tu sei. Non ci posso credere. Ma, Mirellina, ma non si era detto di andare a fare una girata al Lido con la macchina? No, con la Giulia no, eh. Orfeo, un fa tanto lesoso, Dagli l'una ostra e lasciali andare. Loro sono giovani, sono belli e bisogna essere diversi. O perché te e ti manca qualche cosa, Sidoni? Ma va via, strullo! Questa è buona, questa è proprio buona! Proprio come il cacio sui maccheroni. Buoni maccheroni con tanto cacio sopra! Sì, allora la questione si esaurisce a tarallucce e vino. Si fa una bella bibutta di nastroni al sugo. Il sugo lo fa te, Ines! No, io non posso, c'ho da andare all'istituto di bellezza! Lei c'ha sempre da fate! Ma come quello che voleva morire di notte perché non aveva tempo di morire di giorno. E poi te all'istituto di bellezza non ci fa niente, per restauri dell'antichità ci vogliono le belle arti. O lasciala tentare, no? Non si sa mica mai. Oh, e poi lo sapete che si fa? Appena poco e si fa una bella insalatiera di spaghetti alle vongole voraci. E per far prima, siccome c'ho da andare all'istituto di bellezza, si fa una tegamata d'ova alla locche. Ma sì. Ma sì, per Marchesi vorresti fare questa robuccia. Si fa una bella sfizza di foglie arrosto per tutti. Vero, Ines, eh? Sì. E alla sora Marchesa gli si dà il pezzo meglio, gli si dà il boccone del prete. E ora, mentre si aspetta, bisogna festeggiare, perché aspettate un po' io. Non essere furioso se con gli altri vanno a tra. Conti, 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 che sei la mia passione, io parlo. Ora mi tocca presentare anche me, anche ora, anche quest'anno, via. Io volevo dire, e dopo il fantasma dell'anno scorso, mi avete rifatto fare frutti ventolo, mamma. Cioè io sto 15 ore a bottega, mi chiamate per venire qui la sera per dimenticare un po' e mi rifate fare frutti ventolo. Comunque va bene, io sono qui a presentarvi la mia famiglia, è una famiglia un po' strana, io sono Orfeo Picchiani.
la mia figliola, io proporrei un bel applauso alla mia figliola Mirellina, perché Mirella, sapete, quando ci si trova fuori, quando si prova, non è che ci si chiama Vinicio, Elena, e mi chiama, oh, Orfeo, stasera arriva presto, perché alle 10 c'è da provare. Oh, Dio, prima delle 10:15, lo sai, non posso arrivare, Un bel applauso a Mirella Elena Savelli, che era all'esordio, figlia d'arte. E poi dopo la mia figliola, ma io ho tre donne, tre bersagliere, oh! Chi ne dice una, chi ne dice un'altra, a me mi tocca sta zitto sempre, E la mia moglie Sidonia Cinzia Vaselli, che pare si sia un po' addolcita, comunque vi dico con Nicolò sembra molto più addolcita. Poi l'altra, la mia cognata Ines, questa è una veterana ormai, Angela Sorriso. Oh, però una cosa, dice a casa mangia niente, a me mi ha dimezzato la finocchiona, io non lo so se la vuoi portare a casa anche quell'altro pezzo, Ines, e poi c'è quello che ha combinato tutta la confusione, il titolare dell'agenzia ha mischiato la nostra famiglia con quell'altro, anche questo è all'esordio proprio Mario, e l'agente titolare dell'agenzia, il Sor Galanti, anche lui all'esordio, avevamo due nuovi esordienti stasera, quindi non è facile perché l'emozione ci tradisce sempre. Allora, poi praticamente ci hanno mischiato con quell'altra famiglia molto più altolocata, e l'altra famiglia Pandolfini, abbiamo Prospero Pandolfini, che è il più anziano del gruppo, Marcello Filippeschi, e poi abbiamo la moglie Altea, 20 anni Valentina. Come vanno le meningi infiammate? Va bene? Meglio? Bravissima, 20 anni Valentina. E poi il figlio Umberto Nicola Rossi Paccani. Ascolta, la Giulia non la becchi, No, pigli il tuo lapino, se vuoi la porti un lapino, che ora la Giulia la ci sta. E poi la domestica di casa Pandolfini, Dorina, Sara Cipriani, quest'anno avevamo una sola Sara, quell'altra è andata in Svizzera, ma dopo la rivedremo dopo negli sketch. E poi, per ultimo, l'avvocato Tullio, che è Guido Baldi, che vogliamo ringraziare per tutto quello che fa per il paese. E poi Daria. E poi, prima di Daria, chi c'è? E poi il Pellino, naturalmente, Bagnino il Pellino. E poi c'è il capo dell'Ortolani, Vinicio Mazzeschi, Orfeo. Della regista non ci sono più parole, Daria Barbi, una sera non c'era, noi si era in difficoltà, c'era un altro qui a suggerire, dice, ma ragazzi, ma qui insomma si era tutti in difficoltà, quindi è importantissima la sua presenza, Daria Barbi. E poi vogliamo chiamare anche Don Carmelo sul palco, vogliamo consegnare un piccolo omaggio anche a Don Carmelo. Qua. E lo spettacolo continua con gli sketch, buon proseguimento di serata a tutti. A chi non mi va, sì, a quella smorfiosa, con gli occhi dipinti, che tutti quanti fanno ballare, lasciandomi a guardare.